In Puglia sale ancora l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva. Siamo al 5%, un punto in più rispetto alla media nazionale. Lo rileva l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Per quanto riguarda i reparti di area non critica, il tasso di occupazione dei posti letto resta stabile al 16%, ma superiore alla media italiana. Intanto, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie e l'Agenzia Europea dei Medicinali raccomandano la somministrazione del secondo richiamo del vaccino anti-Covid a tutti coloro che hanno più di 60 anni e alle persone vulnerabili. In aprile entrambe le agenzie avevano raccomandato che le persone di età superiore agli 80 anni fossero prese in considerazione per un secondo richiamo. Adesso scrivono, in ragione della nuova ondata di casi attualmente in corso in Europa, con tassi crescenti di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, che è fondamentale che le autorità sanitarie pubbliche considerino le persone tra i 60 e i 79 anni, nonché quelle vulnerabili di qualsiasi età, per un secondo richiamo. La dose booster potrebbe essere somministrata almeno 4 mesi dopo la precedente dose, con particolare attenzione alle persone che hanno ricevuto un richiamo più di 6 mesi fa.